Seconda parte del sabato del convento. Allora, il suo conduttore preferito deve saper presentare, intervistare, suonare, cantare e ballare. Il suo consiglio? Osservare e incuriosirsi tutti i giorni. Andiamo con la copertina del nostro ospite di oggi. Canto, anche se sono stonato. Canto, anche se sono stonato, perché sono letteralmente impazzito per te. Senti, canto così sottovoce, perché la mia voce in genere non piace. Da 5 mesi è come una belva del ring, ti sforno quintali di swing, sperando di darti lo shock, e forse è proprio così, baby. Mi dirai di sì. Canti, ma non sei per niente stonato. Zabba, benvenuto al sabato del convento. Ciao Savino, ciao. Benvenuto. Buongiorno, che bello rivedervi, sono veramente contento, vedo fra Francesco, Di Leo, Paola, i vostri ospiti. Beh, noi abbiamo un legame molto forte, che tra l'altro risale a, visto che avete fatto vedere delle immagini un po' diciamo datate, possiamo dirlo, risale alla notte dei tempi, insomma sono un po' di anni che ci vogliamo bene, che ci frequentiamo, e quindi sono contento di essere con voi. Che bello questo ponte, questo collegamento, tra l'altro in un giorno così importante, che fino a qualche anno fa non pensavo fosse così, come dire, che mi potesse appartenere, e oggi invece posso dire di essere tra i festeggiati. Certo, ci torniamo dopo però. Tu sì. Sei conduttore radiofonico, televisivo e cantante, attore, doppiatore, showman a tutto tondo, ma partiamo da una foto che sintetizza, se vogliamo, uno dei tuoi più grandi amori, la radio. Vediamola insieme e commentiamola insieme. questo è l'esordio, questo qua, perché questo risale veramente a, era l'87-88, beh, avevo già iniziato forse, perché in realtà ho iniziato a Cerignola, Radio Arcadia, una radio che ovviamente non esiste più se non sul web, e questi sono proprio gli inizi. Io ho cominciato facendo la radio in questo palazzo del centro di Cerignola, non lontano dall'ex Mulino Tamma, siamo proprio nel cuore del paese, c'era questa radio che io ascoltavo, e un giorno partecipai a un quiz, i conduttori ascoltarono la mia voce e mi dissero: ma tu saresti forse adatto per fare un provino e venire qui a lavorare con noi. 24 giugno 1987, giorno della notte di San Giovanni, incominciò, che poi guarda caso è il giorno in cui è nato Renzo Arbore, perché tutti questi collegamenti strani nella mia vita, di date, di intrecci, e inizio a fare la radio. Sono quasi 35 anni, siamo fidanzati, ci vogliamo bene, e devo dire è una bella storia d'amore. E infatti tu sei originario di Cerignola come me, una cittadina sì, che ha dato i natali anche a due grandi personaggi, no? Vogliamo ricordare Giuseppe Di Vittorio e anche Nicola Zingarelli, insomma, due grandi Giuseppe uomini. Giuseppe Pavoncelli, uomini che comunque hanno dimostrato tanta passione per quello che hanno fatto. Ecco, tu avverti la stessa passione in quello che fai? Guarda, Fra Francesco, ti dico, io sento che c'è un punto di contatto tra noi, io umilmente ovviamente, perché sono ovviamente una particella infinitesimale rispetto ai nomi che abbiamo appena citato, e della tenacia e la capa tost. Ed è che probabilmente ci consegna questa terra arida, bruciata dal sole, no? Ricca di grano, di piante di ulivo, di vigneti meravigliosi, di distese di pomodoro, una terra fatta di sofferenza, di fatica, come ci insegna Di Vittorio, e quindi probabilmente questo ce l'abbiamo nel DNA. La famosa, fatemelo dire, capa tost, che ci permette di bussare e di guardare anche lì dove probabilmente c'è soltanto un muro. Ecco, forse c'è una cosa, non so se sei d'accordo con me, noi riusciamo a vedere anche una porta lì dove c'è soltanto un muro. Proprio così. A proposito dei tuoi esordi, Zabba, vogliamo riportarti indietro nel tempo a San Giovanni Rotondo, erano gli anni del JP2 Jamming Festival. Ah, che bello. Sarà come tu la vuoi.
È vera invece questa manifestazione, molto bella, tutto perfetto. Questo vorrà dire che potremmo anche proporre di spostare Sanremo da San Pio e magari anche di buon auspicio a San Giovanni Paolo II, perché no, di santi si tratta. Paolo, ho cominciato a fare la radio a Cerignola e esattamente, io non so se è una coincidenza o una benedizione, esattamente un mese, un giorno dopo la visita di Papa Giovanni Paolo II in capitanata e a Cerignola, cioè nel giugno del 1987. Da lì ho cominciato a fare la radio. Buonasera, buonasera. Buonasera, benvenuti. Rosaria Renna. Sì, buonasera, ciao. Savino Zaba. Ho il cuore che mi batte a mille, Rosaria, sono emozionato. Anche io a malapena mi ricordo chi siamo. Appuntamento con il Jamming Festival, questo appuntamento dedicato appunto alle giovani in realtà, alla giovane musica. Ovviamente ringraziamo. E allora, Zabba, che ricordi hai di quell'esperienza? Ma bellissimi, bellissimi, perché poi se non ricordo male, io il primo anno sono venuto, mi sono avvicinato in punta di piedi come giurato e poi come conduttore successivamente, insieme alla mia collega, amica Rosaria Renna, l'abbiamo condotto anche insieme, Paola. È un ricordo bellissimo perché era veramente una bellissima nota musicale, sonora, ricca di armonia in un posto bello come quello che è San Giovanni Rotondo. Anzi, visto che qui ci sono i vertici, io lancio il sasso nello stagno e dico, ma perché non riprendiamo questo festival? Perché poi era fatto veramente bene, c'era tanta passione, tanto amore, c'era una partecipazione incredibile da parte dei giovani, dei ragazzi, un ricordo bellissimo, erano più giorni che si vivevano appunto proprio a San Giovanni Rotondo. Beh, certo, non è impossibile che si possa riprendere insomma questa iniziativa, perché anche noi portiamo un bel ricordo e soprattutto è bello il coinvolgimento di questi giovani ad affrontare temi importanti attraverso la musica. Ma andiamo un po' a Sanremo appena trascorso, Sanremo 2022. Hai condotto gli eventi di Casa Sanremo e tutte le mattine Buongiorno Sanremo sul canale Casa Sanremo TV. Nel 2011 poi hai pubblicato il libro Beato a chi ti Puglia e nel maggio del 2017 Parole alla radio. Ecco, la passione per le parole a un certo punto poi è diventata anche passione per la scrittura. Questo per caso, in realtà sì, ho cominciato a scrivere nel 2011 un libro che era un libro di racconti, quindi ho raccontato me stesso, Beato a chi ti Puglia. E la dativa è messa apposta perché noi diciamo beato certo. A te, diciamo, quindi certo, è beato certo. A chi ti Puglia, ecco, esatto. E poi è diventato uno spettacolo successivamente e poi la mia passione per la linguistica qualche anno fa mi ha portato a scrivere questo mini saggio storico linguistico sul cambiamento linguistico della lingua italiana appunto dal 1924 ad oggi. Ma non è proprio la mia, come dire, principale attività, perché scrivere è io ho un grande rispetto reverenziale nei confronti di chi lo fa seriamente e chi lo fa. L'ultimo libro in realtà è, come dire, è un gioco, è un divertimento che segue più una passione personale che è frutto anche dei miei studi. E quindi ho analizzato questo viaggio dal 1924 ad oggi e capire come è cambiata la lingua, la radio, che poi se ci pensiamo bene la radio ha parlato agli italiani per la prima volta, la televisione è arrivata soltanto 30 anni dopo, quindi la vera, unica e immediata fonte di informazione, e ci sono tante curiosità interessanti, come dire, ho messo a frutto la mia passione attraverso un libro per festeggiare i miei primi 30 anni di radio, ormai siamo a 35. Un libro che hai donato anche a Papa Francesco, abbiamo scovato sulla tua pagina Facebook anche questa sì. Foto che ti ritrae in piazza San Pietro, che appunto doni questo libro al Papa. Esatto, esatto, che pare abbia letto, mi hanno fonti, mi hanno detto che comunque si è incuriosito perché mi ha chiesto anzitutto, dice, ho un bellissimo ricordo, io amo tantissimo la radio, mi ha detto, ed è un bellissimo argomento, la parola alla radio, avete un ruolo molto importante, e quindi ho detto, beh, sarei felice magari che lei riuscisse a leggerlo, magari a farmi anche una recensione, gli ho chiesto in maniera, come dire, un po' audace, e poi gli ho detto da dove arrivavo,
pur essendo ormai romano d'adozione, dalla Puglia, da Cerignola, insomma è stato uno scambio molto bello, ma soprattutto ho avvertito delle belle emozioni, ecco, in quella fredda mattinata di febbraio. Zabba, oggi è la festa del papà, attualmente sei in onda su Rai Radio 1 con un programma che si intitola Formato Famiglia, Generazione a Confronto, quindi una trasmissione dedicata alla famiglia e al rapporto genitori-figli. Com'è il Savino Zabba figlio, ma soprattutto com'è il Savino Zabba padre? Ma io partirei da come è Savino Zabba padre, perché come dicevo prima mi ha cambiato completamente la vita. Sono 11 anni che ho spostato la mia attenzione e le mie priorità, il mio ego, perché poi noi, lo sai benissimo, che noi che facciamo questo mestiere siamo piuttosto concentrati su di noi, per cui la nascita di un figlio e poi per come mi sono approcciato io alla paternità mi ha permesso di spostare quel faro che noi abbiamo sempre puntato su di noi, e l'ho puntato su Niccolò, e questa cosa mi ha arricchito umanamente, mi ha arricchito dal punto di vista dei valori umani e mi ha permesso appunto di anche di rivedermi come figlio, perché io rivedo tante cose, rivivo tante cose in mio figlio Niccolò di quando ero io bambino, quindi provare a non fare gli stessi errori o a non fargli fare gli stessi errori che ho fatto. E poi ancora come figlio credo di essere un figlio molto attento, ancora molto legato alla famiglia, che ovviamente è a Cerignola, e quindi adesso dovreste intervistare i miei per dirmi che figlio sono. Sicuramente sono uno attento, ci sentiamo quotidianamente, videochiamate, e c'è un rapporto molto bello, perché vorrei fosse così anche per me quando Niccolò sarà grande. Zabba, allora davvero grazie per aver trascorso questo tempo insieme a noi e ai nostri telespettatori, ma prima di salutarci voglio strapparti per quanto possibile una promessa. Dal 5 settembre dello scorso anno abbiamo istituito una giornata particolare proprio per gli artisti da Padre Pio, gli artisti per Padre Pio. E quindi ci auguriamo di vedere anche te il prossimo 5 settembre a questo appuntamento. No, tenetevi aggiornati, è una bellissima cosa. Tra l'altro Padre Pio ci teneva tanto agli artisti, aveva e ha ancora una mano particolare che protegge gli artisti, quindi è una bellissima cosa. Mi dici questa data, il 5 settembre, tra l'altro molto vicina alla nostra Madonna di Ripalta, io quando posso, che è la patrona di Cerignola, mi affaccio, e quindi potrebbe essere una buona occasione per fare, come dire, una gita pugliese. Grazie veramente, grazie di cuore, è una bella cosa. Vi auguro il meglio, evviva, e soprattutto fatemi fare gli auguri a tutti i papà. Auguri a te, grazie. Ciao Savino, grazie. Ciao. E allora il nostro sabato del convento prosegue, una brevissima pausa e poi ancora insieme con la terza parte, quella dedicata agli appuntamenti del nostro santuario.